Buonasera a tutti, siamo a San Rocco per il secondo incontro del ciclo Noi lo straniero con il professor Marco Moroni, che è già professore di storia economica all'Università Politecnica delle Marche, e ci parlerà stasera dei flussi migratori dall'Albania, nel Medioevo, nel tardo Medioevo. Intanto Marco, perché questi flussi? Perché, si sono verificati in questa epoca in particolare? Ovviamente, come sempre nei fenomeni storici, non c'è mai una sola causa. Le cause sono tante, però fondamentalmente la causa scatenante è la grande peste di metà 300, quando c'è una grande caduta della popolazione e quindi c'è una grande richiesta di braccia. Le braccia arrivano dove sono abbondanti, vengono dall'altra sponda dell'Adriatico e quindi questi migranti slavi, per meglio dire nei documenti schiavoni, morlacchi e albanesi, vengono a coprire i vuoti che si sono creati nel mercato del lavoro, per cui si inseriranno prima nei lavori urbani e poi sempre di più anche nell'attività di dibattito e interventi in agricoltura. Sono interventi soprattutto di dissodamento. Ecco, questo è un dato importante perché saranno definiti scozzantes, ma in questo modo riusciranno anche a diventare piccoli proprietari contadini e a inserirsi meglio nell'ambiente difficile della Marca del tardo Medioevo e della prima età moderna. Ecco, quali sono state le chiavi dell'integrazione di queste popolazioni che erano straniere? Sì, erano straniere, quindi hanno anche problemi di lingua, ma l'integrazione passa attraverso varie vie. C'è una via urbana, che è quella che è data dai lavori urbani, quindi ci si inserisce come domestici, domestiche più spesso, ci si inserisce come lavoranti dentro le botteghe artigiane, si fanno contratti di apprendistato e quindi pian piano si riesce a entrare. Qualcuno entra a far parte anche delle corporazioni. Però più spesso importante si rivelano le confraternite. Le confraternite, l'associazionismo confraternale, in particolare quello etnico, è l'elemento più importante nelle città. In campagna invece sarà il lavoro, come dicevo prima, dei dissodatori e poi l'acquisizione di una piccola proprietà terriera, infine l'arrivo della mezzadria che permette a molti di questi lavoratori di insediarsi nelle case coloniche costruite dai proprietari urbani. Già sono evidenti i paralleli anche con la situazione odierna. So che in altre regioni, in Sicilia, in Calabria, esistono comunità di albanesi, lo chiamo così. Come mai invece nelle Marche questo non è avvenuto? Nella fase iniziale si erano avute delle comunità, dei villaggi, quindi anche da noi, soprattutto quando si hanno delle espulsioni, quando si ha paura della peste, si arriva a fare delle espulsioni fuori dalle mura urbane, si creano dei villaggi di soli schiavoni o di soli albanesi. Da noi poi però pian piano si integrano con i meccanismi che ho cercato di dire prima, ma soprattutto influisce in questo caso la mezzadria, perché la mezzadria svuota i villaggi, la mezzadria determina l'insediamento in case sparse, nel momento in cui sei isolato pian piano ti integri. Nel sud invece, nel Regno di Napoli, Sicilia, in Calabria, in parte in Basilicata, anche in Molise ci sono alcune comunità arberesche, in quel caso lì invece quelle comunità si erano insediate in territori più isolati, si mantengono come comunità compatte, mantengono la loro lingua, mantengono le loro tradizioni e ancora oggi ci sono queste comunità, sono ormai minoranze linguistiche, ma sono comunità che la Costituzione italiana ovviamente rispetta e che mantengono le loro tradizioni e sono una presenza importante insieme a tante altre minoranze nella nostra Italia. Bene, bene, i contenuti, il video completo della conferenza del professor Moroni sarà disponibile su YouTube, quindi potete approfittare, diciamo, del racconto completo di questa interessante storia. Grazie.